Benvenuti ai telespettatori Class Horse TV a Derby Zoom. Come di consueto parleremo di Ippica. Oggi in studio con noi Alberto Foà. Ciao Alberto. Ciao Flavia, buongiorno, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, oggi abbiamo tante cose di cui parlare. Siamo stati con Class Horse TV alla Corsa delle Stelle che c'è stata all'Ippodromo del Trotto di Milano, ma abbiamo soprattutto in collegamento telefonico con noi la vincitrice di questa edizione, Irina Pocar. Ciao Irina. Ciao a tutti, buonasera a tutti i telespettatori. Senti, volevo innanzitutto introdurti al nostro pubblico. Tu sei una campionessa di Trek e subito ti farei la domanda: qual è la differenza di montare nella disciplina del Trek e invece guidare un cavallo da trotto? Beh, la differenza è enorme, diciamo, a parte le prospettive, perché ovviamente non sei a cavallo ma stai seduto in sulky e non hai il contatto diretto a cavallo fisicamente, ma hai solo le guide in mano. Invece a cavallo ti aiuti anche molto, a parte con le mani, col peso e con le gambe soprattutto. Senti Alberto, io direi che comunque lei è una campionessa indiscussa in tutto, perché su 5 corse delle stelle ne hai portate a casa quante? Ne ha vinte 3, sono le... Dopodiché adesso basta, non ne farà mai più così. Hanno deciso di non farti più partecipare per dare una possibilità agli altri di vincere qualcosa. Sei d'accordo? No, non sono molto d'accordo, perché comunque mi piace un sacco andare in corsa. Insomma, poi che decide Alberto come vuole, casomai ci mettiamo d'accordo, facciamo vincere qualcun altro la prossima volta. No, stiamo scherzando, però naturalmente stiamo scherzando sul fatto che faremo vincere qualcun altro, ma naturalmente non correrai mai più. Senti Alberto, qual è la caratteristica di Irina per cui riesce così bene nelle corse di trotto? Ma guarda, Irina quei 3-4 mila vantaggi, per esempio, rispetto a me, è un po' più leggera, leggermente più leggera, quei 60 kg in meno che c'è. E poi tutte le donne, tutte le ragazze che hanno corso con noi nel circuito delle stelle hanno dimostrato di avere una marcia in più. Lo dico senza piaggeria verso il sesso presunto gentile e forte, perché davvero, oltre a Irina, è bravissima Petra Magoni, ha vinto Chiara Canzian, Domitila del Balzo ha perso perché si è trovata davanti solo Irina Pocar. È capitato domenica che ci fossero due donne in corsa e una ha vinto su 12. A Monte Giorgio in una batteria c'erano due ragazze soltanto, appunto Irina e Domitilla hanno fatto prima e seconda. Sono più brave, sono più brave. Anche Simona Biagiotti che ha fatto 2 secondi. Sì. Per carità, citavo le vincitrici per non esagerare nella certezza che non siamo in grado noi maschietti, però senz'altro hanno un feeling col cavallo, una approccio vincente, nel senso di dolce, delicato. Sono cavalli anziani che magari presi con la forza o con troppo vigore si divertono meno e quindi rendono anche qualcosina meno. Poi Irina è brava di suo, ha anche una mentalità agonistica molto sviluppata, perché è un atleta, è certo. Una campionessa italiana, mi sembra 8ª o 9ª agli europei di trek, quindi è una che col cavallo e con lo sport e con la competizione ci sa fare. Irina, volevo chiederti una cosa: come ti prepari per le corse di trotto e chi ti aiuta nello studiare la corsa? Allora, diciamo che nella preparazione mi aiuta tanto mio fidanzato Cristian Longo, che è un allievo. E come escono i partenti ci mettiamo subito a studiare la corsa, a vedere tutti i video di tutti i cavalli partecipanti e diciamo che ci facciamo un po' un programma della corsa come dovrebbe andare. Poi secondo me in queste corse che facciamo noi cambia tanto anche la guida, chi guida, come guida, è una cosa molto importante, perché a un certo punto non conta solo il cavallo ma anche chi ci sta dietro. Sì, insomma, nella corsa delle stelle incide in misura maggiore effettivamente. Sì, questo per dirti, resta che tu abbia avuto solo fortuna comunque. Non te lo vuole proprio passare, eh? Devo dire la verità che comunque la fortuna ce l'avevo dalla mia parte
veramente tanto, ecco. Senti, invece volevo chiederti, per il trek, quali sono i tuoi prossimi appuntamenti e obiettivi che vuoi centrare in questo 2011? Beh, allora, gli obiettivi di quest'anno, diciamo il trek, fare qualche gara di campionato italiano e fare qualche tappa di Europa Cup, sia in Italia che fuori. Specialmente in Austria, che insomma andiamo spesso a gareggiare lì. E poi per quest'anno diciamo che stiamo preparando anche, stiamo cercando di preparare un bel gruppo di bambini per avvicinarli al trek, però diciamo l'obiettivo finale è il prossimo anno ai mondiali in Portogallo. Fantastico, cercheremo di seguirti anche allora sul trek con Class Horse TV, teniamoci in contatto per sapere dove sarai, di modo che potremo tenere informati i nostri telespettatori anche su questa splendida disciplina. Io grazie. Ti ringrazio per essere stata con noi, ci vedremo spero nelle prossime Corso delle Stelle, qui bisognerà sì, sentire... come tifosa la lasciamo entrare. Irina, grazie e buona giornata, buon tutto. Grazie a voi, ciao Irina, serata. Grazie mille. Senti Alberto, io andrei a vedere questa Vediamola corsa delle stelle, di modo che poi dopo ne parliamo bene tutti insieme. Allora abbiamo dalla regia la corsa delle stelle. Si parte, le PAP, Irina Poker, Lananoff e Riccardo Magrini, Massicare, Alberto Foà, Gane, Elisa Alloro, Merone Valde, Antonio Terraneo. Ecco Belseme, Carlone Soria, Loreto Samba e Guido Citro, seconda fila Fulgenzio e Luigi Cifarelli, Grinzi Lamba e Mirko Ascani, incontrata Mele, Claudio Cappucci, la Bibbina e Claudio Sabelli Fioretti, Miranus e Gianluca Laliscia, 10.000 euro di gioco, 3.54 favoriti, Merone Vald ed Antonio Terraneo, rimane lontano Miranus con Gianluca Laliscia che non è riuscito a cogliere la partenza. Ha tardato anche Loreto Samba con Guido Citro. Si ritrae Lananoff con Riccardo Magrini che non riesce a staccare come fa di solito. Si parte con dall'esterno Carlone Soria ed Eco Belsem, l'errore di Gane ed Elisa Alloro. Di dentro le PAP con Irina Poker scarierando Ganda, fastidio a Eco Belsem. Irina Poker ha colto partenza brillante ed è al comando con le PAP. Massicare Alberto Foà in seconda posizione alla corda, quella che tatticamente serve di più. Di fuori scoperto Carlone Soria con Eco Belsem che senza la scarierata di Gan ed Elisa Alloro magari riusciva pure a prendere la testa. Irina Poker in vantaggio, Carlone che cerca la corda disperatamente, i primi 400 in 29.4, Irina Poker salda leader, Alberto Foà in seconda posizione, Carlone Soria si è andato a mettere terzo con Eco Belsem, mentre risale Miranus, non era lui che aveva fallito la partenza ma era la Bibbina, i 600 in 45, 30 e mezzo dopo lo strappo, Irina Poker molto sicura al comando a gestire i parziali, insulchi alle PAP. Alberto Foà la segue da vicino, sapendo che la seconda posizione della corda è la migliore possibile. Carlo Soria con Eco Belsem rimane terzo. Miranus fatica all'esterno, 31-6 in parziale, 1-1 a metà gara. Non sta cambiando nulla, con Irina sempre in controllo su Alberto Foà, che rimane un po' a mezza ruota. L'impressione che non voglia farsi coprire, quindi Carlo Soria con Eco Belsem di fuori. Miranus e Gianluca Laiscia che cercano di risalire il chilometro in 1:17,5, 32,5. Tattico dal palo metalletto opposto, Irina Poker gestisce bene anche i parziali, le pappe due lunghezze avanti a Miranus che risale, sopravanza Massicar che non sembra reattivo, anche se i due sono semi agganciati, Irina Poker sempre in solitaria, un paletto in 15,5, 1:33,1 per il 1200 con Irina Poker isolata in avanti insieme al suo le pappe, dietro Miranus e anche come il Sam che sposta dalla corda per venire a fare un po' di arrivo insieme a Grizzly Ramp. L'ingresso a retta d'arrivo con le PAP e Irina Poker isolati in avanti fin dall'inizio, c'è lotta solo per le piazze perché le PAP continua a condurre, le PAP la dominata da cima a fondo, Irina Poker facile in controllo, esultante, frustino in spalla al secondo, Grizzly Ramp e Mirko Ascani che è venuto a fare l'arrivo, classico piazzatista, al terzo Miranus con Gianluca Laliscia. Eccoci di nuovo in studio dopo aver visto la Corsa delle Stelle che si è disputata domenica all'ippodromo del Trotto di San Siro. Era in beneficenza, era per la lotta contro per la ricerca contro il cancro, l'AIRC. Come è andata questa organizzazione?
Guarda, le corse alle stelle in assoluto hanno sempre riscosso un grande successo anche al gioco, anche per le motivazioni benefiche. A Milano è andata bene, nel senso che, per carità, si è da ringraziare sempre chi scommette, specialmente in questi casi. Però un po' meno bene di altre volte, perché il problema fondamentale, a parte il tempo, che c'era brutto tempo in tutta Italia, è stata la concomitanza con le partite di calcio, l'inizio delle partite di calcio come orario, un po' infelice. È andata comunque bene, è stata una gran bella corsa, forse meno spettacolare di altre delle nostre corse delle stelle, però tutti a casa sani e salvi. Tu eri in sulky, che eravate felice. In tanti a questo giro. Eravamo in 12, ma in pista grande ci eravamo già stati. Il problema era la visibilità, perché c'era pista veramente intrisa da. Però è stata una corsa regolare, ha vinto il migliore e la migliore, ha vinto Irina. Io sono sopravvissuto alla retro del cavallo, cioè, e gli altri sono stati tutti contenti. Insomma. Dai, un po' di indiscrezioni, so che ti sei trovato a stretto contatto con Gianluca La Liscia. La Liscia, da bravo agonista qual è, sull'ultima curva è un po' sceso in maniera irregolare, ma aveva anche un cavallo che appoggiava verso l'interno. Comunque per lui un debutto, un felice debutto, perché è un terzo posto all'esordio, e poi alle spalle di due assi come Irina e Mirko, che è il rappresentante dei scommettitori, che ha guidato veramente da fenomeno. Adesso quest'estate il nuovo campionato, tutto per la ricerca contro il cancro, bellissimo, per cui un gemellaggio con l'AIRC importante, un'associazione assolutamente fondamentale che da anni dobbiamo ringraziare tutti gli ippodromi che hanno ospitato il circuito, ringraziare ovviamente anche l'Unire che ha organizzato. Ecco, le corse delle stelle sono state proprio anche molto volute dal dottor Acciai, segretario generale. Sì, le ha tra virgolette sponsorizzate con la testa e con il cuore, insomma, e devo dire che l'Unire ne ha avuto anche il suo tornaconto, il proprio tornaconto in termini di visibilità mediatica e poi di successo in pista, perché comunque sia dal punto di vista del gioco, sia dal punto di vista della spettacolarità, sia della regolarità delle corse, le nostre corse sono state quest'anno e l'anno scorso meravigliose, stupefacenti. Senti, lo stesso giorno, più tardi, a Milano c'è stato il premio Encat, un premio, una corsa di gruppo che negli ultimi anni è stata spostata di calendario. Prima si correva a metà di gennaio in preparazione dell'Americ su una distanza più lunga. Sei preparatissima, sì. Si è accorciata la distanza, comunque una corsa importante, una corsa un po' discussa, perché alla fine Stato l'arrivo un po' con strascico polemico per il fotofinish, perché effettivamente sono piombati, adesso lo vedremo, sono piombati sul traguardo assieme due cavalli, Merckx OK e Moses Rob. A proposito, se mi permetti, un saluto e un ringraziamento anche a Silvia Norbiato dell'allevamento dei Rob, questo è il gancio che mi viene da Moses Rob, perché ha voluto per la Corsa delle Stelle mettere in palio un bellissimo trofeo e intitolarla al memorial dei suoi nonni, Ada e Leandro Pantano, entrambi scomparsi per il cancro, e quindi ha voluto farsi questo regalo e fare questo omaggio ai suoi nonni, apprezzatissimo. Bello. Sentito da tutti noi. Bello. E allora andiamo a questo punto a vedere il premio Encat edizione 2011, una corsa di gruppo sulla distanza questa volta di 2100 metri, giusto? Sì. E dove date un'occhiata al palo d'arrivo, perché poi ne parleremo. Con l'1 Minwaisa S, Santo Mollo, con il 2 Geox, Giuseppe Lombardo Junior, con il 3 Mistral B e Davide Nuti, con il 4 Lemon Ice, Alessandro Gocciadoro, 5 i Rambo Jet e Andrea Guzzinati, 6 Moses Rob e Giuseppe Luongo, 7 i Duva e Gennaro Casillo, in seconda fila 8 Minero S, Roberto Andraghetti, 9 Merckx OK, Pietro Gubellini, 10 Megrese SM, Tommaso Di Lorenzo, 11 Libeccio Griff, Marcos Borgon, 12 Montrede Malva, Massimiliano Castaldo di Galoppo, Libeccio Griff che perde terreno prezioso, 2,61 la quota, gioco in chiusura di Mac Grace SM,
è partito l'Encat 2011 veloce Lemon Ice insieme ai Rambo Jet e a Moses Rob. Moses Rob che cerca di scendere la corda, largo lesto anche i Duva, di dentro Miwise AS, 4 in linea all'imbocco della curva, scende Moses Rob nei confronti di Miwise AS, rimasto di fuori Lemon Ice, è gettato invece di galoppo i Rambo Jet, Merckx OK è partito davanti a Meg Race SM, insiste Lemon Ice, va su Moses Rob, tabellone Rambo Jet, sta passando Lemon Ice dopo 3,50 di gara, Lemon Ice in vantaggio nei confronti di Moses Rob, in terza posizione Meanwise, 28,4,400 dal palo, metà retta opposta, con in mezzo la pista Mistral B che cerca di risalire perché è rimasto in terza corsia, Lemon Ice in vantaggio, Mistral B che arriva, gira tutto il gruppo, gira i Duva che era rimasto scoperto, l'ultimo paletto alla dritta di là, in 15,6 fa 44,600 con Alessandro Gocciadoro che ha ripreso in mano, Lemon Ice in vantaggio con di fianco Mistral B, in seconda posizione Moses Rob con ai lati Duva, ancora Meanwise AS, terza pariglia per Merckx OK, ancora Meg Race SM il favorito in quarta pariglia, in quinta c'è Minero S, i tre più attesi, terza, quarta e quinta pariglia nella scia di Mistral B e di Duva, mentre Lemon Ice è libero di fare i suoi comodi in avanti per adesso, la mossa di Meg Race SM insieme a Merckx OK perché si sta andando piano, 1,14,8 il primo chilometro, 38 questi 400 metri, Merckx e Merckx Race, corsa alla francese con terziglia, Merckx OK scavalca Mistral B e si porta con decisione su Lemon Ice, in terza ruota Meg Race SM e Mineiro S, Merckx OK con un parziale 29,9 va a gravitare su Lemon Ice, mentre Meg Race SM ancora in terza corsia con in scia Mineiro S, siamo di fronte alle tribune, 6,50 al palo con Merckx OK che dà una sventagliata alle Monaisi, 400 dal palo, metà retta opposta in 28,9. Merckx OK sta passando sulle Monaisi che è stanco, esce dalla corda Moses Rob. Non è particolarmente reattivo Meg Race SM, Merckx OK ha preso margine all'imbocco dell'ultima curva, due avanti a Moses Rob. L'ultimo paletto in 14,4, 58,2 per il miglio, Merckx OK fugge per andare a casa, ma Moses Rob lo sta filando, Moses Rob è in scia Merckx OK, gli altri molto più indietro, Merckx OK ancora una lunghezza da gestire, braccia e frusta Pietro Gubellini, sposta dalla sua scia Giuseppe Luongo, ingresso della retta, Merckx OK si difende, Moses Rob prova a dare la punta, Moses Rob va su Merckx OK, a 150 dal palo, insiste Moses Rob, si difende Merckx, i due testa a testa, braccia e frusta tutti e due, Merckx OK e Moses Rob sul palo, i due perfettamente apparigliati, Moses che prova a cambiare azione un'ultima volta, lo rimonta, centimetro dopo centimetro, Merckx ancora in vantaggio, Moses arriva, arriva al palo, i due perfettamente apparigliati. Allora, abbiamo visto in conclusione la fotografia che è un po' diversa da quello che è il photo finish. Stampato sul palo o non stampato sul palo, secondo te? No, qui insomma è successo questo, i due cavalli sono arrivati assieme. Il guidatore Gubellini, guidatore di Merckx OK, che era all'interno, che era quello all'interno in fuga per la vittoria, era convinto di aver perso. E invece l'attaccante Luongo, il driver di Moses Rob, era convinto di aver vinto. Il pubblico era diviso, diciamo, un 65 per Moses e un 35 per Merckx. Poi di fatto la fotografia di fatto ha dato la vittoria di Pippo. Dà ragione a Merckx OK e a Gubellini, gli dà torto sul parere, ma ragione sul successo. In realtà ci sono stati